La notizia della settimana è che Spotify ha sospeso alcuni account di persone che avevano craccato il servizio premium e la comunità non l'ha presa molto bene. Da alcuni giorni sono partite delle email da parte di Spotify riservate agli utenti in cui erano stati trovati delle applicazioni di terze parti che consentivano di utilizzare il servizio premium sostanzialmente senza pagare, ovvero dei crack. Spotify ha notificato delle presenze anomale, chiamiamole così, l'account non veniva sospeso, però era necessario rimuovere queste applicazioni. Quello che ne è seguito nei giorni successivi è stata una vera e propria campagna di denigrazione, nel quale le persone hanno rilasciato in massa recensioni straordinariamente negative e un sacco di insulti al grido di "non ci potete chiedere 10 euro al mese per la musica, siete dei ladri". Ora, la questione è del paradossale. Però è bene entrarci nel dettaglio perché è successo davvero e queste persone credano anche di avere ragione. Spotify fornisce tutta la musica del mondo, o quasi, attraverso accordi con le case discografiche. E in questo modo paga anche le royalties, i diritti d'autore agli autori delle canzoni. Si parla di millesimi di dollaro ad ascolto. E infatti gli artisti si lamentano di questo. È nato anche il servizio di Tidal che doveva cercare di essere più equo nei confronti degli artisti, di cui però parliamo un'altra volta. Dall'altra parte, Spotify ha bisogno degli incassi per poter ripartire questi soldi alle case discografiche. Spotify può essere anche gratuito per gli utenti. Ti puoi iscrivere a Spotify, collegandoti anche con Facebook, ed avere accesso potenzialmente a tutta la musica del mondo. Ci sono alcune limitazioni. Non si può mandare le canzoni troppo avanti, non si può scorrere in avanti nella traccia, e ogni tanto arriva della pubblicità. Inizialmente potevano essere anche sponsor esterni. Adesso è soprattutto Spotify che cerca di venderti il servizio premium. La cosa sinceramente mi manda in bestia. Mi sembra di sentire discorsi del 68 quando tra le proteste si andava anche ai festival al grido di "la musica non si paga". Beh, 68 è stato interessante per tanti motivi, certe derive però sinceramente lasciano molto a desiderare. La musica ha dei costi enormi, sia per l'artista che per le case discografiche. E in qualche modo è giusto che questi vengano ripresi. Mi verrai a dire che di questo non te ne frega un cazzo. Mi verrai a dire che comunque guadagnano sempre i soliti, ci sono i grandi artisti che si spartiscono la torta, mentre per i piccoli è impossibile emergere. E anche Spotify lo dimostra, perché comunque la gran parte, il 90% degli ascolti sono o le canzoni in top 40 oppure i grandi classici. Però si sta parlando di 10 euro al mese per la musica. Non menziono neanche i DJ che per iniziare prima, quando si trattava dei dischi, spendevano magari 50.000 lire a settimana per 3 o 4 dischi, di cui forse uno lo mettevano 2 volte perché non era neanche un granché. Qui si sta parlando degli utenti che da quando esiste internet ritengono di non dover pagare per ascoltare musica. E per quello, se vuoi, c'è anche YouTube che lo puoi ascoltare gratuitamente e l'artista guadagna ancora meno. Però non puoi scaricare le canzoni da YouTube. Anche lì c'è chi ritiene, come dire, opportuno di poterlo fare gratuitamente senza nessun tipo di remora. Il discorso è questo, arrivo in fondo. Puoi anche aver provato il crack, puoi anche dire "beh, vediamo come funziona", oppure "provo vari servizi e dopo scelgo", anzi, faremo delle recensioni dei vari servizi di streaming, Spotify, Apple Music, Deezer, in alcuni video successivi. Però, se ti beccano, non ti puoi lamentare. Cioè, sei veramente la feccia della società. Proprio, guarda, nessuna parola. O voglio dire, se non spendi neanche 10 euro al mese per la musica, non hai nessun diritto di parlare di musica. Parla di qualche cos'altro. Parla di calcio, parla di politica, parla di puttane, quello che vuoi. Ma veramente, la musica non è per te, lascia perdere. Dedicati a qualche cos'altro. Metti anche non mi piace a questo video, perché io con te non voglio avere niente a che fare. Se invece come me ti senti indignato per queste cose, metti pure un bel like, metti anche 5 stelle all'applicazione di Spotify che dà un servizio veramente utile, oltre a dare un bel colpo di spugna su quella che è la pirateria musicale. E continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Ciao!